Giornata senza dubbio importante per il reparto volo dei vigili del fuoco di Pescara. Vernissage del nuovo elicottero Leonardo AV-139 Drago 155, un aeromobile di tipo medio, classe 6 tonnellate, particolarmente efficace nelle operazioni di ricerca di persone disperse e di soccorso sia in mare che in montagna, garantendo nel contempo uno standard di sicurezza più elevata durante tutte le operazioni. Insomma, un vero e proprio gioiello che offre grandi opportunità. Felice Di Pardo, direttore regionale dei Vigili del Fuoco. Sicuramente, oggi qui una giornata di festa per il nuovo arrivato, un Augusta 139 di altissima tecnologia, di grandi prestazioni, ovviamente di grosso costo, una macchina da 16 milioni di euro, quindi potete capire il peso della tecnologia, che si aggiunge e si integra alle altre aeromobili che abbiamo qui al nucleo e che rappresentano lo strumento della risorsa umana qui presente, costituita da piloti, specialisti, aerosoccorritori, sommozzatori. Permettono di portare a termine con efficacia in tanti interventi di soccorso, anche e soprattutto in condizioni estreme. Diciamo così che c'è una perfetta sintesi tra tecnologia, alta tecnologia e alta professionalità. Sicuramente, alla base dell'alta professionalità c'è il grosso studio formativo, io ne sono testimone, i piloti, ma anche gli specialisti conoscono i manuali di volo, le procedure di sicurezza e sono veramente tante e le mettono in pratica tutti i giorni nelle fasi di addestramento. Diciamo così, viene migliorato il soccorso in sicurezza. Grazie direttore, vorrei chiedere proprio a Igor Cicchelli le caratteristiche, le peculiarità di questo velivolo. Sicuramente un elicottero all'avanguardia, con una tecnologia, un'avionica altamente tecnologica, dove viene messa in primo piano l'interfaccia uomo-macchina, non solo per effettuare i soccorsi, ma farli in sicurezza. E soprattutto farli in sicurezza, perché è vero che dobbiamo prestare soccorso, ma i primi a essere sicuri dobbiamo essere noi. E questo nuovo elicottero ci garantisce di più la sicurezza delle operazioni. Anche nelle ore notturne. Anche nel futuro, sicuramente anche nelle ore notturne, per il momento non tutto il personale è già pronto per l'attività notturna.